Baba. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Amrabat, salta l'uomo in aria, Drogba! Drogba! Sempre straordinariamente, di dietro qua, con un gol alla Drogba. Bring the action. 11:14 minuti, Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Giornata incredibile, la 36esima del campionato italiano di calcio. 8 segni, 2 e 2 X. E poi tutto il peggio, tutto quello che ci auguravamo non accadesse in chiave giallorossa è accaduto. La Roma è sesta, è settima, come siamo messi? Sesta, sesti, settimi. Settimi, ecco. Beh, come puntualmente accade tutta questa stagione, perché l'ha detto anche Baldini al termine di Roma-Chievo, la Roma è la squadra delle occasioni perse. Io direi che più che altro la Roma è la squadra delle occasioni per quelle che arrivano da giocarsi contro. Sì, vero. Bisognerebbe mettere sul sito della S Roma un annuncio tipo vieni da una striscia negativa di 8 sconfitte, non preoccuparti, c'è la Roma che ti aspetta per risollevarti. Vieni da un infortunio? Fatti schierare dal tuo allenatore. Oppure sei un bomber triste che non segna da 6 mesi, tranquillo, contro la Roma ti sbloccherai. Il gol non mancherà. Ecco, questo potrebbe essere un po' gli slogan pubblicitari, no? Per attirare proprio le squadre avversarie, perché la Roma questo fa. Da 2 anni. Io lo dico anche da 4. Rivitalizzare puntualmente le formazioni che sono in crisi, i giocatori che sono ormai sul viale del tramonto, quelli che non segnano la vita. Ricorderete quel famoso Roma Samp, c'era Pazzini che era in crisi in quel periodo. Sì. Segnò 2 gol. Sì. Viene da chiedersi però, perché siccome ci sono soltanto 4 giocatori nella rosa dei 25 principali, insomma, a disposizione di Andrea Zoli, che risalgono ancora all'epoca a Spalletti, cioè Totti, De Rossi, Perrotta e Taddei, siccome 21 sono nuovi rispetto a quel periodo, a quel famoso pezzo di Spalletti che abbiamo fatto sentire ieri, il tacco, la punta, gli equilibri, eccetera, eccetera, viene da chiedersi però che male oscuro abbia questo spogliatoio, perché alla fine le cose sono sempre le stesse. Ieri facevamo la riflessione sul fatto che la Juventus Stadium non perde davvero mai, ma raramente perde anche il Milan, a meno che non giochi proprio contro la Juventus a San Siro. E quello che la Roma non riesce a fare è dell'Olimpico il suo fortino, proprio il suo avamposto. Una volta c'era in Coppa, ricorderete, non passa lo straniero, certo. Era uno striscione meraviglioso di quando la curva sud era la curva sud, e simboleggiava un po' il fatto che a Roma proprio non si passava, non si poteva vincere. Invece adesso la squadra è molle, la squadra fa vincere chiunque, il Bologna che era sotto 0-2, l'Udinese che era sotto 0-2, la Samp che era sotto 0-1 con un uomo in meno, il Chievo addirittura, il Pescara che si può permettere di venire a Roma a fare 1-1 e poi prenderne 4 serenamente dal Milan. Una squadra come la Roma sabato doveva magari uscire dal campo in 9 uomini, perché 2 li aveva finiti espulsi, ma anche metterla sul piano ovviamente dell'agonismo abbastanza spinto, quindi non della rissa, non della violenza, ma dell'agonismo spinto, ma non doveva mai permettere al Chievo di portare a casa 3 punti. E una squadra come la Roma doveva fare quello che ha fatto ieri il Milan ha sbloccato la partita a Pescara in virtù di un calcio di rigore. Semplicemente hanno capito che col Pescara arroccato un po' nella propria metà campo, nella propria area, serviva a giocatori che portassero la palla a spasso dentro i 16 metri in attesa di un fallo e quindi del calcio di rigore. Però ma questo contro il Chievo non l'ha fatto mai, nonostante il fatto che abbia Totti, che abbia poi avuto la mela per mezz'ora, il fatto che ci fossero Destro e Osvaldo in campo, la Roma non ha mai prodotto un giocatore con la palla al piede in grado di entrare in area e dire vediamo se adesso mi buttano. Infatti no, ma queste partite ha preso una sola punizione dal limite, tra l'altro battuta insomma non troppo bene da Pjanic, che ha serrato il palo ma era un pallone abbastanza lento. E in 90 minuti una sola punizione dal limite contro una formazione come il Chievo, senza riuscire mai ad entrare in area, senza avere neanche poi il sospetto di un calcio di rigore, perché c'è stato forse un fallo su Totti, lui ha preso posizione ma è stato comunque spinto alla schiena, non è stato dato. Ma in realtà la Roma è una partita di 90 minuti contro il Chievo, ne deve avere 8 di quell'occasione. L'arbitro deve darti il rigore proprio perché fiancato dai sospetti che ci siano stati occasioni da rigore nelle situazioni precedenti. Invece questo la Roma non lo fa, nessuno entra in area, nessuno tenta il dribbling, nessuno salta l'uomo, nessuno si azzarda a cercarlo di rigore dentro l'area. E nessuno si prende la responsabilità di far vedere che comunque hai individualità più importanti, perché alcune partite le risolvi proprio nell'uno contro uno, cioè ok, a squadra siete ben organizzati, siete adesso
prendo io la responsabilità, ne salto due o tre, oppure calcio da fuori area perché ho un tiro migliore del tuo, che sei del Chievo, e prendi un decimo di quello che prendo io, e sei valutato a livello europeo un decimo di quello che sono valutato io, quindi io sono più forte e ora te lo faccio vedere, anche a livello individuale, perché d'accordo il gioco di squadra, ma insomma, Real Madrid di Mourinho per tanto tempo in questa stagione squadra non l'è stato, ma ha vinto in virtù dei singoli, insomma, e questo non, nella Roma non pesano i singoli. Non c'è dubbio, e poi l'aspetto parte psicologico di cui stiamo parlando coinvolge maggiormente l'operato di Andrea Zoli. Abbiamo già detto, gara in vereconda da parte di Andrea Zoli per quanto riguarda chi ha preparato male, gestita peggio, formazione sconclusionata, sì. un uomo regalato perennemente al Chievo con la difesa 3. Ma quello che si diceva di bene di Andrea Zoli, cioè l'approccio psicologico, il fatto che lui potesse confessare i suoi giocatori perché li conosceva, quel suo famoso dire so cosa fare, so con chi farlo, so come farlo, in realtà è, come si dice spesso a Roma, è fuffa, è inutile, non è vero niente. Non è vero. Perché non sa come farlo, perché dal punto di vista psicologico poi in realtà c'è stato Roma Pescara, c'è stato Palermo-Roma, c'è stato Roma-Chievo, quindi l'approccio psicologico non c'è davvero, neanche con Andrea Zoli. E come farlo lui non lo sa davvero, perché nel momento in cui col Pescara o anche con il Chievo giochi a lanciare i palloni in area, ma in realtà con le punte messe in modo abbastanza farraginoso, senza nessuno sugli esterni, senza allargare il gioco, senza far uscire la squadra avversaria da quella forte fascia che si era creato, vuol dire non avere la minima idea di come gestire una partita. Quindi questi sono i mali della Roma. Ripeto, poi, come diciamo sempre, in campo ci sono giocatori, ma poi la società che sceglie quello che andava fatto durante l'anno. La società, secondo me, ha sbagliato tutto a partire dall'agosto scorso. Una società che invece non sbaglia niente è l'Udinese, Che bella. Che bella Non sbaglia niente l'Udinese, non sbaglia niente Guidolin, però mi viene da dire. Ieri per l'ennesima volta io ho visto nell'intervista un Guidolin che sembrava quasi sul punto dei saluti. Quello che mi sono detto, ma vuoi vedere che quest'anno forse Guidolin sceglie altri liti? Potrebbe. Si libera Napoli. Si libera Napoli. Vedo poco, perché sì. Il discorso di Napoli è molto particolare, nel senso che io fossi Mazzarri tante volte non resterei a Napoli, è impossibile fare meglio. E l'ha praticamente confessata, dai, si è capito, io credo che insomma per chi abbia letto tra le righe le sue dichiarazioni questo si è capito. Dubbio, record di gol molto più dell'epoca Maradona, in proporzione, sì. Record di punti, vedrete che alla fine l'ha già battuto, perché credo sono 75, quindi l'ha già battuto, sì. L'anno prossimo gli si chiede di vincere lo scudetto, perché quest'anno è arrivato secondo, e di andare un po' più avanti in Champions rispetto a quanto ha fatto lo scorso anno, benissimo tra l'altro, perché ha compiuto una cavalcata straordinaria, Napoli giocava benissimo in Champions. Tra l'altro di fare tutto questo senza Cavani, perché probabilmente Cavani se ne andrà. Se Mazzarri è un pazzo resta a Napoli, se Mazzarri è uno cavo di mente se ne va. Sì. Perché sarà impossibile fare meglio, e l'anno prossimo il rischio fischi, contestazioni, malumori dello spogliatoio è dietro l'angolo. E poi lui l'ha detto, devo essere carico quando vado agli allenamenti, lui è molto... Per avere anche le motivazioni, perché motivazioni, tu sai che non puoi fare meglio, le motivazioni scemano. Che sono poi quelle che vennero meno a capello nella Roma, no? Perché a un certo punto si rese conto che quella squadra non poteva fare meglio, anche a Spalletti stesso dopo 4 anni, e che non c'era la possibilità di migliorarsi. Quando l'allenatore scopre che non c'è la possibilità di migliorarsi, ovviamente devi cambiare aria. Certo. Però io, se fossi Guidolin, prenderei poco in considerazione l'opzione Napoli, perché anche lì è rischiosissimo. A Udine è un re, qualsiasi posizione occupi in classifica, tanto comunque la porta sempre in Europa League tra le prime 6, eccetera. Mentre invece arriva a Napoli e deve fare comunque meglio di Mazzarri. In ogni caso è una posizione scomoda anche quella, al di là dei soldi che si può tornare. Lo so, ma a parte i soldi, però vai a lottare, vai in Champions nella fase a gironi, hai una rosa comunque di livello, la possibilità di fare mercato, secondo me, non so, per chi fa quel lavoro, credo che comunque una crescita, la voglia di confrontarsi con i grandi, perché il Napoli comunque è tra i grandi, non so, secondo me non... bisogna vedere se Guidolin ha questa voglia, perché poi i tecnici sono i denti, sono quelli che hanno ambizioni, quelli che magari hanno più piacere a rimanere nella loro dimensione, non di mediocrità, perché è tutt'altro, l'Udinese è una squadra di medio alto, ormai è stabilmente tra le prime 6 del campionato, quindi... No, l'Udinese è il Manchester, come lavora il Manchester United d'Italia, lascia stare, lo so benissimo, insomma, Guidolin è il Ferguson italiano, nel senso che comunque riesce a
è lui che gestisce tutto alla fine. Dal punto di vista dal punto di vista tecnico, la squadra cambia in continuazione giocatori, la società riesce a far cassa, quindi funziona, e lui a un certo punto della stagione prende e raccoglie il lavoro di Semina di un anno, e funziona alla grande, con più, ci ha fatto vedere più moduli, la capacità di adattarsi all'avversario, una squadra proprio solida, cioè sono proprio solidi, ecco, complimenti, niente da dire. In questo momento sarebbero anche qualificati per l'Europa League, francamente impensabile fino a un mese fa, questo va detto. Ma non c'è dubbio, poi ce lo siamo detti che l'Udinese potesse vincere a Palermo, poi ce lo sentivamo, per cui la Roma, avendo questi due turni finali con Milan e Napoli, davvero era proprio complicato, doveva proprio far punti prima, cioè non ne doveva perdere a Palermo. Ecco, il Palermo ha continuato a perdere dopo la Roma. Sì. Otto sconfitte prima della Roma, ha vinto con la Roma, dopo la Roma ha continuato a perdere. Questo dice proprio di quanto la squadra giallorossa sia assolutamente labile psicologicamente, perché è l'unica che ha dato chance al Pescara, l'unica che ha dato chance al Palermo. Ora Carlo, passi la sconfitta di Palermo, vittoria Pescara, vittoria Chievo, la Roma è a 63, quinto posto, con l'Udinese staccata di 3 punti, con gli scontri diretti a tuo favore, quindi sarebbe bastata un'eventuale vittoria nell'ultima contro il Napoli, oppure un paio di pareggi, no, siamo indietro con gli scontri diretti, comunque sarebbe bastata una vittoria nell'ultima contro il Napoli, insomma l'Udinese sarebbe fatta, insomma. Ma 3 punti vantaggio anche dal termine. Perché dicono, secondo me non può passare neanche Palermo, perché fino a Palermo ci hanno segnato tutti. La Roma non ha fatto un gol. No, però per e dirti, la stessa Roma non ha fatto un gol al Chievo in 180 minuti. Per dirti, proprio volendo abbonare quella sconfitta, e sono d'accordo con te, là anche pareggio Palermo, a quel punto 4 punti è proprio fatta, insomma, avresti fatto proprio il tuo, e invece niente. Per quanto riguarda le altre, insomma, mi sembra che ormai sia tutto deciso, anche la zona retrocessione, il Palermo in B, direi, anche viste le lacrime di Miccoli, lotta Champions, i 4 punti tra anche il Siena probabilmente, per cui il Siena è andato, dire che il Siena è andato, ormai è andato, sì, il Siena credo sia con il Genoa dovrebbe essere dietro, è avanti, quindi proprio per la matematica ancora sono 6 punti tra Genoa e Siena, dovrebbe succedere proprio l'incredibile, 2 vittorie Siena e 2 sconfitte Genoa, mi sembra impossibile. Milan e Fiorentina per il terzo posto, sono 4 punti anche lì, la vedo dura. Balotelli 11 gol in 11 partite, tanta roba. Un impatto straordinario, perché poi se lo dovessimo rapportare a tutto il campionato ne farebbe 38, sì. Se avesse potuto iniziare da agosto, e come farà nella prossima stagione. Ecco, com'è quella è la rappresentazione dell'acquisto a gennaio, che spacca tutto e che cambia proprio le carte in tavola sul tavolo del campionato, e questo è un insegnamento che la Roma dovrebbe prendere, perché lo scorso anno fu Marchigno, soprannominato l'acquistino di gennaio. Quest'anno è stato Torosidis, che è stato ignorato, forse colpevolmente, da Zeman nelle prime 2-3 settimane, e poi colpevolmente ignorato da Andrea Zoli a Palermo e contro il Chievo, perché sono venuto in panchina. Ma è un giocatore quantomeno importante. Però gli altri comprano Balotelli, a gennaio la Roma compra Marchigno e Torosidis. La differenza è tutta lì, ecco perché dico poi male della società, e torniamo sempre, perdonami Flavio se faccio continuamente un riferimento alla formazione giallorossa, i mali sono sempre alla radice, perché poi è la società che sceglie il tecnico, è la società che, un po' come Zamparini, si è dato la zappa sui piedi licenziando. Scrive Cecchini su Gazzetta che Baldini sta pensando di lasciare. Io penso che il giorno che lo farà si stapperanno a Roma tante di quelle bottiglie come non si sarebbe mai immaginato, perché credo che... E l'ho potuto vedere allo stadio proprio l'altra sera, perché mentre la gente andava via, dopo i fischi, i giocatori erano praticamente tutti nelle schede, già giù sul tunnel dei spogliatoi, c'era un silenzio generale e si sentivano 2-3 tifosi della Montemario, che scorto Baldini, che stava andando via anche lui, hanno cominciato a urlare delle cose condivisibili dalla maggior parte della gente, nel senso che alla fine la sensazione è quella. Io credo che la posizione di Baldini sia molto simile a quella dei politici a Montecitorio, cioè se escono fuori trovano soltanto uova, improperi da parte della popolazione e insulti. In questo momento Baldini è nella stessa posizione, se esce fuori e va in mezzo alla gente trova soltanto improperi e insulti. Perché la gente si è stufata, nel senso che non vede una gestione lineare, non vede un qualche cosa di geniale, non vede, ma neanche un, al di là degli aspetti manageriali, però quelli ineriscono altri manager della squadra. Io continuo a dire, la Roma, adesso Zanzi è arrivato da poco, ma Marfan ha fatto un buon lavoro, un genio assoluto secondo me è Christoph Winterling, che sta lavorando meravigliosamente nel merchandising, ma stiamo parlando di manager arrivati da oltreoceano. Quindi attenzione a dire gli americani non ci stanno, non esistono, queste sono puttanate clamorose, gli americani esistono,
semplicemente non hanno la possibilità di dirigere in prima persona la squadra a Trigoria perché hanno bisogno di manager italiani. Quelli che hanno fallito miseramente in queste due stagioni sono i manager italiani, Fenucci escluso a mio avviso, perché poi Fenucci si occupa di aspetti amministrativi, sta seguendo in primis la questione stadio. Quelli che hanno fallito miseramente sono in primis Baldini e poi anche Sabatini, perché ne condivide ovviamente le scelte di giocatori e ne ha condivido le scelte sull'esonero di Zeman, colpevolmente, perché la Roma poi mandò via Zeman, dopo due mesi si trova nella stessa posizione che occupava Zeman in quella maledetta notte contro il Cagliari. Appesi a una partita che può cambiare veramente tutto, può diventare una stagione storica, può diventare purtroppo una stagione storica, ma può diventare anche purtroppo, o meglio, può diventare per forza, no, potrebbe diventare una stagione storica. La Roma vince la Coppa Italia, non è che raddrizza una stagione avanzata. Dai. Chiaro, porta a casa un trofeo, può essere una cosa rivitalizzante, ma vedrete che dopo due settimane i punti continuano comunque a chiedere giocatori, come continuano comunque a chiedere piazzamenti importanti, continuano sicuramente comunque a chiedere Europa. Sicuramente, però comunque ci campi per la congiuntura astrale che hai, cioè sarebbe il derby della stellina, toccando qualsiasi cosa, perché la io dico che per come sta Roma oggi ci campi forse meno di un mese, quando inizia luglio e cominciano a radunarsi nuovamente, però tra qualche anno te ne rendi conto di quanto sarà stata importante la giornata del 26, in qualsiasi comunque vada, insomma, non durerà un mese l'eco di questa partita, secondo me. Poi io Flavio penso, me lo dico per la mia, una personalissima opinione, credo di ormai sapere interpretare gli umori della folla, e vedo una folla abbastanza incattivita, e quindi sono quei palliativi che possono durare, per carità, nello sport contro i laziali, ma in realtà poi riguarda una mera rivalità cittadina. Se vai a vedere all'esterno di questa mera rivalità cittadina ti rimane davvero poco in mano, ti rimane la sensazione comunque di due squadrette che alla fine si sono, tra virgolette, squadrette ovviamente, che si sono poi affrontate nella finale di Coppa Italia. È poca roba. La gente ormai è affamata della musichetta della Champions, la gente va a vedere Barcellona, Bayern e Borussia Dortmund, Real, dicendosi negli ultimi tempi, ma quando mai ci torneremo, ci arriveremo noi? Però ed è quello il problema fondamentale. Sono poche squadre, intanto devi alzare una coppa, devi alzare un trofeo, Mirko, poi dare coltellate al cuore con la musica, però devi alzare le coppe. Ricorda, Carlo, che anche Spalletti iniziò comunque a prender forma e a prender vita per Benino quando iniziarono ad alzare i trofei, quindi che sia Coppa Italia, Supercoppe, prendi Coppa Italia, vatti a giocare la Supercoppa, sì, però prendi, inizia con l'allenatore bello, massiccio con la nuova stagione in Supercoppa contro la Juventus, mettici magari insomma, guarda, i trofei alla fine da vittorie portano vittorie, non c'è niente da fare. Quello che manca a questa squadra è proprio a questi giocatori il fatto di sentire che cosa significa vincere, e ha ragione Totti, questa è come una Champions, più di una Champions, questa partita non va sottovalutata, non va presa come l'importanza di questa partita è altissima. Ora, perché la stagione è andata male, d'accordo, ma la Roma è arrivata in finale, c'è, è un derby, è una coppa, va valorizzata, è il giusto, bisogna metterci proprio non tutto, di più, perché è fondamentale, secondo me è un crocevia fondamentale proprio per tutto il percorso che la Roma si avvia a fare, ecco, quindi insomma, vabbè, io non la sto prendendo bene, ecco, se l'hai capito. No, comunque è un crocevia fondamentale proprio perché è un crocevia pericoloso, perché non c'è molto esatto, bravo, vero. Alla fine i rischi sono enormi, vero. E ripeto, l'ambiente è tale ed è spaccato, per cui anche una vittoria secondo me non sarebbe proprio necessaria e sufficiente per garantirsi una terza stagione di gestire Baldini con tranquillità. E non so, se Baldini dovesse andare via dopo la conquista della Coppa Italia, sarebbe comunque davvero risibile il percorso di Baldini alla Roma. Perché cosa ci ricorderemo di questa seconda fase di Baldini alla Roma? La Coppa Italia vinta in finale e basta. Vediamo. Ci ricorderemo anche un allenatore che si è auto-escluso dal secondo anno, allenatore esonerato. Per me metti la marcia. Però vabbè, poi ne parleremo tanto, avremo tanto tempo. Sono 11:33. Ti lascio al giorno di chiusura. Domani, mi raccomando, riempi la mia casella mail con la prima, non lasciarla sola, grazie. Okay. Un saluto a tutta la tua redazione e buon lavoro, Carlo, un abbraccio, ci sentiamo domani. Carlo Lazzotti, direttore di TS del Domani dello Sport.